Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questa è una tutina che mi sta un po' stretta e soprattutto dalla parte dell'altezza, in quanto è un po' cortina. E quindi quello che voglio fare è allargarla proprio dalla parte superiore, cioè tagliare la cucitura e aggiungere uno scampolino di tessuto, questo qua che è una retina a maglia a fantasia, che l'ho ricavata accorciando un altro vestito, quindi vado a riutilizzare questo tipo di tessuto e lo metto così, in questo modo, così crea un gioco sulla scollatura. Prima cosa vado a mettere gli spilli, quindi prima mi provo la tutina, vedo di quanto la devo allargare e poi così vado ad allargare, vado a mettere il tessuto. In questo caso vorrei un po' arricciarlo di sopra, quindi lo faccio più largo. E dopodiché vado a cucire un punto dritto, poi faccio l'orlino. Cioè, l'orlino era fatto già prima, però lo vado a fissare perché l'avevo fatto ovviamente quando ho messo gli spilli e poi lo vado a cucire. E poi con un filo a mano così vado ad arricciare il lato interno della spallina in modo che viene una specie di rouge. Così quindi faccio più giri con do più, diciamo, cucitura avanti e indietro e poi le vado a fissare. Poi, se volete un consiglio, potete usare anche il filo elastico, così anche quando lo indossate può avere una migliore vestibilità. Questo è l'effetto finale. Quindi ho finito di fissare la parte della retina. Questa fascia che appunto arricchisce la scollatura oltre ad allargarla. E adesso mi concentro poi sulla scollatura perché una volta che abbiamo alzato il livello della spallina, la scollatura diventa più ampia. Così ho studiato anche un modo per poter risolvere anche questo problema. Allora, visto che la scollatura è molto larga, vado ad applicare un pezzo di tessuto, anche questo è uno scampolo che avevo, quindi lo metto su, lo provo e poi lo vado a fissare con gli spilli e poi vado a cucire. Ecco qua, l'ho fissato con gli spilli, adesso vado a fare un punto dritto. Già avevo fatto il bordino di questo pezzettino di tessuto, ho fatto un doppio giro di 2 cm e poi ho fatto il punto dritto. Quindi già il bordino è rifinito. Quindi ora vado a passare solo il punto dritto qua. Quindi ho cucito il pezzo di tessuto della scollatura col punto dritto e adesso vado a rifinire l'interno con la taglia cuci. Quindi vado a tagliare direttamente così con la macchina, tagliare e cucire. Lascio solo giusto 1 cm. Ed ecco qua, questo è il risultato. Devo dire che mi piace molto il tipo di tessuto con questo tessuto qua, quindi direi che è azzeccatissimo. Ho rifinito il triangolo interno della scollatura. Qua avevo già fatto il bordino, un doppio giro di 2 cm, e poi ho fissato col punto dritto e qua ho rifinito con la taglia cuci, lasciando solo 1 cm. Ecco qua, questo è il risultato. Ve lo faccio vedere indossato, quindi ho migliorato la vestibilità della tutina e l'ho anche resa un po' più elegantina. Questo cinturino faceva parte del vestito che avevo accorciato, infatti dove ho ricavato questo scampolino di tessuto.
questo era anche un altro vestito che avevo accorciato, quindi ho ricavato anche questa striscia di tessuto che poi ho rifinito con il punto dritto, anche qua bordino. Poi se volete potete anche eliminare questa qua, fare solo le spalline alate, così. Quindi anche senza questo. E il dietro invece è così. L'ho attaccato alla scollatura, quindi rimane un po' libero così, com'è, voilà. Pensate nei commenti, iscrivetevi al canale se volete vedere sempre nuovi video. Vi aspetto, grazie, alla prossima. Ciao!